I programmi di Radio DJ sono anche in podcast, on demand, dove vuoi, quando vuoi. Conan Gray, Lolly Dancer, per cominciare la puntata, l'ultima puntata della settimana, mi correggo, penultima. Vabbè, puntata della settimana. Diciamo, e questo è un riscaldamento per il meglio che viene domani. Il sabato è sempre la giornata più bella per quello che ci riguarda. Uno, perché facciamo 45 minuti netti di puntata, diciamo. Due, ci alziamo dopo, perché essendo alle 13:15 arriviamo riposati. E poi, come dire, è sempre bello venire di sabato, c'è cioè lo stabile abbastanza vuoto. Il parcheggio è facile. Si lavora benissimo, poi da tutte le parti del mondo, cioè lo so che adesso magari qualcuno di voi mi ha incontrato ieri all'aeroporto e ha detto: ma stai partendo per Malmo? Ma io sono tornato, ma sì, torno per domani, assolutamente. Oppure facciamo dei collegamenti che possono essere anche telepatici, bravissimo. Oppure sono talmente, questo è vero, sono talmente, come dire, ormai tecnicamente ineccepibili, che tu, la gente mi dice: ma tu non eri, ormai è impossibile riuscire a distinguere, tranne l'ultima volta che c'è per un po' così. Allora, l'ultima volta, però maltempo. Adesso ho anche ovviato a uno dei problemi più grossi, cioè la base del microfono per i collegamenti, che era in piombo. Pesava. E quindi mi sballava sempre il peso della valigia. E ora come fai? Adesso ho trovato un fatto apposta. Allora, come dire, di quelli che si riempono d'acqua, no? No. È il treppiedi, quello classico della macchina fotografica, però il problema lì era che il tecnicamente si chiama pippolo, giusto? Pippolo, Pippolo, pirulino. Il pirulino, esatto. Pirulino. No, perché il pirulino si avvita, il pippolo si inserisce. Allora è pirulino. Il microfono, quello grosso, diciamo, insomma, da radio, aveva questa base grossa e aveva un bocchettone. Sì, ma un tubo d'aceto. Non staremo usando troppi termini tecnici. Un tubo d'aceto. Stiamo un po' escludendo. Sì, esatto, perché sì. Con ora, tutta questa tecnicismo. O fate i fonici ad altissimo livello, allora ci seguite, sennò è un po' acceleratore nucleare. Sì, sì. E a un certo punto che cosa ho fatto? Ho mandato un video all'ottimo Giampiero, che ieri avete sentito anche in diretta, dicendo: scusa Giampi, io c'ho sto cazzo di coso così, come si attacca sto cazzo di coso così? C'è una cosa così, che cazzo di cosa? E lui mi ha detto: sì, si chiama adattatore. Amazon comprate, quindi adesso è leggero e quindi posso portarlo, perché il problema era la base. Era però base era bella quel disagio che avevi. Disagio, sì, sì, sì. Adesso sapete, i muscoli. Sapete quanti cambi ho? 17 cambi da portare in valigia, 17. Cioè una roba veramente mai fatto un programma 17 con 17 cambi, perché sono previsto in 17 occasioni, 17 cambi, tre programmi, sì, ci sta. Di più, perché sono tre poi i collegamenti, magari i collegamenti, che tempo che fa, cioè tanta roba, TV Talk e compagnia bella. Buongiorno Patrizio, buongiorno Veronica, buongiorno Stella. Buongiorno. 342 00 00 700, buongiorno ai lanciatori di sigla. Costa pioggia e costo vento, chi è che bussa allo convento? C'è il trio dei Medusa che ti vuole confessar. Sì. Vieni avanti, che confessan tutti quanti. Sigla! Sigla! Venerdì 3 maggio 2024, questa è Radio DJ. Cantala Patrizio! Buongiorno! Va tutto bene! Se mi chiedi come va, la gonfie me! Se mi chiedi cosa ascolto, il trio Medusa! Se mi chiedi chi te sei! Motocicletta, riesci a capire? Tipo tutta bocca. C'è il trio Medusa, quindi you non stop. Canzoni intravisate, sembra Fichi Piot. Tre culattoni, una quota rossa, ora Pink Floyd, ora senti come suona. Comincio la mattina tutto in culo alla balena, come dice Lino, porca puttana. Se mi chiedi come va, va tutto bene. Se mi chiedi come va, va gonfie vele. Se mi chiedi cosa ascolto, il trio Medusa. Se mi chiedi di cambiare chi te sei. Medusa l'ascolto, bentornate da parte di Giorgio Gabriele. Giorgio, fai una cosa, muovi il mouse di Danilo e fallo ripartire, che è partito il salvaschermo. Buongiorno. Fatto tardi ieri. No, stavo pensando, 17 cambi, sì. Ora non hai più il peso della base del microfono, ma l'hai portato un ferro da stiro. Lo sai, ci ho pensato, ho comprato quello da usare, quello a vapore, quello portato, quello verticale. Però poi ho detto, sicuramente in albergo ce l'ha. Ma sì, ce l'ha. Quindi ogni, diciamo, ogni cambio ti stiri la camicia.
cominciato. La camicia una botta gliela do, di vapore gliela do. No, io mi chiedo sempre, quelli in vacanza, io ho un B&B, li, diciamo, i turisti che mi chiedono sempre il ferro da stiro. Dico, cavolo, sì, ma io non stiro manco a casa. Dico, in vacanza ti metti a stirare, capito? Ma dipende. Se è una cena. Sì, no, ma poi tra l'altro la tua sarà una tappa del loro viaggio, quindi non è che ti porti 100 camicia. Adesso io mi immagino Gabriele mutande che mette il, diciamo, certo, la camicia. Sì, no? lo metto sulla stampella e poi col ferro gli do solo il vapore. Che bella, no? Immagine. Lo fai un video mentre fai sta cosa? Sarà. Però te lo mando a te privatamente. Diciamo che non lo pubblico, va bene, Danilo. Danilo, da che cosa partiamo? Parleremo di una lista di cose sane da mangiare, ma che fanno palesemente schifo. No, purtroppo, però la regola è quella. Se fa bene, fa male. Fa male proprio all'anima. Sì. Però se invece è buono, fa male. Sì. Arriva nel Club Dogo su Radio DJ. Mamma diceva non amare nessuna, papà diceva buona fortuna, là fuori un mare di fango. King of the Jungle, Radio DJ, chiamate Roma 3131, ha anticipato l'oggetto dell'intervento Danilo, che sono cose che fanno bene, ma che purtroppo al palato non risultano gradevoli. Facciamoci un po' di nemici, perché mo arriveranno 2000 messaggi, no, ma io lo mangio perché buono. Sono intollerante, sono allergico. No, quello è giusto. Però sì, è giusto. Ragazzi, proprio il tofu. È oggettivamente nacio fega. Adesso, se non ci metti qualcosa, eppure no, troverai sapore, sempre quello che dice che è buono, che è meglio dell'originale. No, ha ragione Danilo, fa bene, però buono. No. Il tofu è particolare, gli chef dicono, perché è un alimento neutro. Neutro, esatto. E tu puoi andare, diciamo, a. Però ci devi mettere qualcosa che lo colora. Sai, nonna, come diceva? Sadda in cacchio. Ma sicuro che la stessa cosa sono le cavallette. Le cavallette mangiate così non hanno nessun sapore. Ma se tu le mangi condite con la spezia, diventano buone. Le assaggiate? Cioè, sì. Diventano buone. Sono croccanti. Già che è croccante, è buono. Perché sennò, com'è? Ed è croccante. Ma passiamo. No, non croccante, ma crunch. Crunchy. Passiamo ai primi due alimenti. Ne ho parlato anche sui social. Ne è nato un dibattito. E sono lo yogurt greco senza grassi, raga. Quello bianco senza niente, nessun additivo. Che però a me piace, vedi? Ma no, raga, quella la prima cucchiaiata ti si chiudono gli occhi, le mascelle. E tu, per farlo diventare buono, dentro ci scarichi di tutto. Ci metti il miele. Miele, frutta secca, frutta. E quindi perde la sua. Cioccolata, tutto. Qualsiasi cosa ti passa. Ti piace a te, Gabriele? Così. Mi piace. Nudo e vedi, crudo. Vedi, adesso avrai. Ci metto magari un po' di cereali, un po' di miele, un po', però, cioè, anche secco è buono. Il cappuccino con il latte di soia. No. Dove me lo. Dai, è buono il cappuccino. Beh, no, perché non bevo più cappuccino da parecchio tempo e non me lo ricordo. Vabbè, che già pure lì, se siete intolleranti, però non potete dire che è buono, regà. No, è più buono con il latte fritto. Patrizio, all'inizio lo bevo. Già che arrivi al bar de Garbatella e gli chiedi un cappuccino latte e soia, senti il cameriere fa, si proprio sbatte tutto, fa tra l'altro per esempio io dovrei chiedere un cappuccino decaffeinato con latte di soia. Non c'è andare, non, esatto, non lo prendo, ma non lo prendo. Ma se uno è intollerante è costretto, ragazzi. Non è buono, ad esempio è molto meglio, te lo dico, il cappuccino con latte d'avena. L'avena si sposa, meglio. Ma provate a chiedere sempre al famoso Barra Cardella. Senti, ma ci avresti il latte d'avena? Che? Ciao Cristina, cos'altro? Poi un bicchiere d'acqua tiepida e limone appena sveglio, raga. Cioè, fa benissimo. Ah, sì? Fa benissimo. Lo consigliano tutti. Però, sì. Però è acqua tiepida. Col limone dentro, appena tu già. Beh, certo. Già in dramma che ti sei svegliato. Non è proprio il tempo. Sì, poi ogni tanto non è che fa bene se lo prendi tutti i giorni. No, penso. Sì. Tu lo bevi, Furio? No, io le seguo su Repubblica la rubrica, no? Smettiamo qui luoghi comuni. Sì, sì, e sì. C'era il professore, diceva: sì, fa bene, ma non c'è bisogno di prenderlo tutti i giorni. Allora, il succo di mirtillo, quello 100% senza zucchero. Tanta roba. 100%, quello è tanta. Quello lo ti tira giù come lo sciroppo padossi, sì, tipo da tappi al naso. Ma fa benissimo, cioè, lo potrò allungare con un po' d'acqua per renderlo meno. No, così lo devo prendere. Secco. Porca miseria. Devi soffrire. Se no non fa bene. Sì, no, cioè, l'organismo, senti, cioè, questo non ha sofferto per ingurgitarlo, quindi le bacche de goji, raga.
De Gosci. Le bacche dei Gosci. Le bacche dei Gosci. Le bacche dei che? De Gosci. Puoi ridirlo per cortesia. Prego. Bacche di Gosci, come si chiama? Come cazzo si dice? No, realmente quelle lì c'è stato, sono andate un po' in flessione. Sì, sì, è vero, ragione. C'è stato un periodo che ti inflavano dappertutto. Addirittura a Milano nel distributore automatico. Io Norto ho mangiato un panino da porchetta e dentro c'è una mossa. Perché? Non so, buone, raga. Ma c'hanno pure il residuo che ti rimane tra i denti. Hanno le proprietà organolettiche. A che fanno bene? Tu eri Zenzero e Bacche dei Gosci, io no, Zenzero sempre, ma Zenzero perché è un antiacido. Però Zenzero è mezzo buono, però. È mezzo buono. Una cosa adesso che oltre i pancake la mattina non si mangia più cornetto e cappuccino. No. Ma si mangia il porridge. No, il porridge fa il porridge. Allora, è controevolutivo il porridge, perché se tu lo mangi te cascano i denti dopo. Non servono i denti per mangiarlo, c'ha quella cos'è? La cannuccia. Sembra che te sa mangiare una vaschetta dei girini. Che schifo. Hai reso l'idea anche troppo. Basta. L'ultimo che è praticamente fratello del porridge sono i semi de chia, raga. I semi di chia l'avete mangiato? Sì. Però non è che si mangiano, cioè è proprio una puntina. No, i semi di chia, Veronica, tu che sei salutista, tu conosci i semi di chia? Sì, li conosco, però non è che li mangio dal sacchetto. È o col cucchiaio. Ma non sono quelli che tipo bagni e si gonfiano e ti ritrovi. No, i semi di chia, ad esempio, sul poke ti chiedono come extra, se vuoi l'effetto crunch. Allora non ho capito che so. Io pensavo a quelli che ci mettevi l'acqua e si gonfiavano. No. Quelli sono i giochini dei bambini, dinosauri. Grazie. Ma chissà che mi hanno dato da mangiare. Che ne so. A mercoledì. Di cose invece buone e belle da ascoltare. Le 751 qui in Chiamata Roma 3131 il Trio Medusa su Radio DJ, Strawberry Fields Forever dei Rolling Stones. Dai, buttiamola là, tanto se Danilo dice cagate le possiamo dire anche noi, e invece Danilo le cagate non le dice. No, non è vero. Vengono a dare ragione a lui, giusto, vero? No, ragazzi, oggi la rubrica di Danilo la più bella di sempre. Ho riso con le lacrime. Penso che in autostrada, ne avrà guardato tutti. No, troppo forti. Lo adoro, Danilo. Ciao! Sì, in realtà lei ha riso per Danilo, c'era un'altra Isa che diceva che invece sulla storia dei semi aveva ragione. Ciao Trio, volevo dire che ha ragione Danilo, i semi di chia sono quelli che messi in ammollo nell'acqua si gonfiano e diventano delle palline un po' più grosse e più tenere da mangiare. Ciao, sono Isa da Trieste. Comunque devono essere messe in ammollo. In ammollo, sì. Quindi deve stare attento, se le tiene troppo in bocca, sono un po' più follo e fetto. Sì, se ne prendi troppe, fai una cucchiaiata di semi di chia, poi ti ritrovi veramente. Effetto porridge dentro la bocca. Sì. Enrico, buongiorno. Eccomi, buongiorno. Adesso sono rimasto incuriosito dalle bacche dei Gosci. Le bacche dei Gosci. Credo che sono quelle che sono piovute ieri dal cielo qua su Roma. Abbiamo avuto una grandinata all'improvviso, non annunciata, che ha spaventato mezza popolazione. Cioè io ero a casa tranquillo, stavo dormendo, un botto incredibile. Oggi ci aspetta ancora questo tipo di evento? Dici di no? Meno, però minimo di rischio c'è, perché la perturbazione di ieri sta passando, però anche oggi resta un po' di instabilità, quindi a nord per esempio si comincia con qualche nube in più sul Triveneto, arriverà qualche pioggia in giornata su queste zone, così come anche sul resto di Alpi e Prealpi nel pomeriggio. Al centro qui ci sono un po' di nubi sparse, però anche qui c'è la possibilità di pioggia anche sotto forma di temporali, soprattutto però nella seconda parte della giornata, quindi ancora un minimo di rischio c'è. Meno probabili diciamo sulla Toscana e sulle coste in generale, mentre al sud anche qui ci saranno dei temporali al pomeriggio su Campania, Basilicata, nord della Calabria e nord della Puglia, quindi quei classici temporali magari che ci sono al pomeriggio potranno esserci anche al sud, solo su queste zone però direi, mentre le temperature potranno ancora leggermente calare tranne sulla Sardegna dove aumenteranno. Poi però buone notizie, perché arriva il bel tempo. Ci si può preparare per un weekend che sarà bello. Weekend adesso. Bello, quindi cosa possiamo dire agli amici di Viareggio, per la DJ Ten di Viareggio?
No, sarà bello. Sarà bello come a Bari? Nostri, bello come a Bari o più bello? Molto meglio. Vabbè, io già l'importante è che so che posso partire lasciando la macchina parcheggiata fuori senza il terrore che la grandine me la distrugge. Questa volta no. Ci siamo. Sì, va bene, grazie Enrico, con te ci sentiamo lunedì. Ciao Enrico. Non è un titolo, è un auspicio. The best days of our life. Overphonic qui in chiamata Roma 3131 con il trio Medusa su Radio DJ. Però dobbiamo fare le cose per benino, sì. Quindi. Esce con il numero 11 Gabriele Corsi, entra con il numero 67 Andrea Prevignano. Sempre così, accolto da questo sto vecchio, basta sì, sentimento, no. Poi disappunto. Ma mister, ma che fai entrare? No! Sembra mio figlio ieri guardando la partita a Roma alle Leverkusen. Regge l'anima coi denti. Vabbè, dai, non parliamo di calcio, dai, che qua oggi su Roma è un po' argomento tabù. Previ, sei il nostro Kasdor. Sono un po'... Mi sento molto Kasdor. Certo, chiamarsi così per fare il calciatore e commettere una cosa da giocatore, dai, appunto una carsdroppata, diciamo. Ehi, così, dai, voltiamo pagina. Stiamo sempre per parlare di Roma, perché come saprete a partire dall'8-9 dicembre di quest'anno si aprirà il giubileo, no? Il giubileo 2025, e la città si sta attrezzando, si sta rinnovando, sì, cioè, tanti cantieri, tanti, si sta incasinando, però, si sta incasinando tanto. anche cantieri. Ma soprattutto segnaletica stradale che dovrebbe indicare le nuove cose che stanno realizzando, che no? Nessuno tocchi l'indicazione per l'auditorium. Le 7500 sì, indicazioni per da l'auditorium da qualsiasi parte di Roma, è un po' come quella fiera di Milano che trovi anche sotto DJ. Già da Viterbo ci sono già indicazioni per l'auditorium. Sì, Roma, su quello non avete dubbi, anche se poi a due passi dall'auditorium non vi dice di girare a destra, ma lì vi lascia da soli. Quindi lo vedi e poi ti ci butti. Su Viale Tiziano occhio, buttate un occhio, perché in realtà state da quelle parti. Ma il problema si è spostato ad Ostia. Oh, che è il mare di Roma. Ostia mare fa di Roma, parte di Roma. Esatto, decimo municipio. Sì. Volete andare al pontile di Ostia sul mare? Seguite le indicazioni. È facile. Ostia è sul mare, si estende sul litorale. Uno non lo sa. Segue le indicazioni e ti trovi nel parcheggio di un Luna Park. Vuoi andare al municipio, al decimo municipio? Fare la carta d'identità. In realtà ti trovi alla fin fine dalla parte opposta, esattamente dalla parte opposta della città. Se vuoi andare per esempio alla stazione Lido Centro e al treno per Roma, vai, segui le indicazioni. Arrivi a Ostia Nuova, Piazza Gasparri, dalla parte opposta. Tu vuoi andare al mare, di fronte allo stabilimento Battistini un cartello turistico indica che le spiagge sono a destra, a sinistra. Però il mare ce l'hai di fronte 20 metri. Hanno chiesto al dipartimento, ma che è successo? Spiegazioni. È un gioco? È uno scherzo? Chissà, una adesso burla? metteranno a posto. Nel frattempo però cosa fanno? Coprono i cartelli con il plasticone nero. Certo. Non solo sono sbagliate, ma pure non le vedo. Gli hanno detto: trovate una soluzione. Bustona nera. Bustone. Affidatevi al GPS, date retta a noi. Però quello di seguire le paline, perché abbiamo scoperto che non si chiamano cartelli, ma si chiamano paline. Paline stradali. Paline, sì, non mi guardare quella faccia, Patrizio. È una palina. No, è interessante. Non lo sapevo. Neanche io. Segno. Hai imparato un termine, le paline. Puoi darti appuntamento sotto una palina, ci vediamo alla palina. Bravo, però hai detto bene, Giorgio, perché il problema non solo a Roma ma in generale per noi maschietti, ma in tutta Italia, è quello di dover chiedere le indicazioni, impararle e capirle. Ti spiega la strada, Bettice. Dunque, appena arrivi a Frascati prendi una salita che ti porta alla borgata Pinarelli. Lì c'è una piazza. Vai. Una piazza, tu cerchi la via dei Santissimi Martiri, te fa tutta la via dei Santissimi Martiri fino in fondo dove c'è un'altra piazzetta. E lì chiedi dalla signora Proietti. Ripeti un po'. Vado a Frascati,
poi faccio la discesa e vado alla borgata Proietti, poi scendo giù, faccio la via Vinarelli e quando sto alla piazza domando della signora della Santissima Trinità. Ecco, dopo prendi la via per andare a fanculo, che tanta la strada la sei. E a Roma finisce così. A Roma finisce così, occhio. Quindi succede, è successo a tutti di, certo, di affidarsi troppo ai cartelli, motivo per il quale secondo me hanno inventato il GPS, sennò non ce n'era bisogno, ma da quando c'è il GPS non li guardi più e spesso danno delle indicazioni sbagliate. Spesso le indicazioni sbagliate siete voi a darle o le ricevete, perché in effetti con i turisti avviene così, certo, non te la senti di non dirgli nulla, un semplice non lo so ti senti in colpa, no? Io allargherei anche agli orgogliosi che non vogliono chiedere, ma certo, le indicazioni, insistono, quindi dici, si sì, trovano sì, dall'altra parte, o ancora peggio quando hai a che fare con uno straniero, la risposta mia è sempre straight go straight. Levate dalle, ma go straight. Qua c'è il problema di scegliere la canzone, ma e poi è un problema, ci abbiamo pensato, no? Dice, per tanto tempo avevamo immaginato questa canzone dedicata ai cantieri, agli asfaltisti, e invece no, è un bilancio, è un bilancio della propria vita, però contiene la parola strada, e quindi strada facendo, Claudio Baglioni, questa è Radio DJ. Vedrai, vedrai, vai. Da facendo, vedrai, da Fiumicino, da facendo, e non sei più da solo, strada. No, allora, basta. Allora c'è un limite a tutto, è vero, tirate giù il finestrino, alzate il volume, cantate, ma cercate di avvicinarvi al minimo un po' di decenza, ecco. Anche perché ci ascoltano dalle macchine, giusto? Fate poco gli stronzi, che vi ascoltiamo io, Emanuele. Ecco. Emanuele sarà la persona che lo sta accompagnando, ci ha mollato di corsa per andare all'Eurovision. Persone che devono conoscere bene la strada, i tassisti, non è che possono affidarsi al navigatore e basta, no? Sono d'accordo con te, e poi c'è appunto, stavamo dicendo, l'orgoglio di non voler fallire di fronte alla persona che ti chiede l'indicazione, no? Che dici, credo, non so se è una cosa tutta italiana, quella di dover per forza dare una risposta alla domanda, scusi, sa dov'è via? Allora io vi faccio un'altra domanda, voi sapete le vie, i nomi delle vie vicino casa, vicino vostra? Casa? Io no, cioè io so, la mia è grande, si chiama Via Ostiense, quindi quello è facile, ma già le parallele eccetera. Io abitando a Concadoro sono tutti Val. Ah, quindi Via Valpadana, Via Val di Maggia, Via Valdala, perché sono tutte valli, è tutto valle. Quindi però vai vicino, prenda una valle, ci vai vicino a caso, comunque statisticamente una valle prende, ma sì, val mi pare che ci sia un val qualcosa, Val Montana, sì, di solito dici è vicino piazza qualcosa, no, capito? Per me le indicazioni sono che se mi chiedono dov'è il bingo lo so, in che via è non lo so. Dov'è la Coop? Io in che via è non lo so. Le vie proprio non riesco a memorizzarle, quindi grande ammirazione per i tassisti. Questo era Sant'Agostino. Lo so. Se mi chiedi cos'è il tempo, non se vuoi andare so, a mangiare il tiramisù, ti mando esattamente lì, ma non chiedermi che oggi via. Non vi sto seguendo per quanto siete intelligenti. 342-00-00-700, sentiamo un po' di vostri messaggi. Allora, più di 25 anni fa, gita delle medie, Roma, e poi giornata dedicata alle terme di Caracalla. Niente, qualcuno ha girato i cartelli, non c'erano i navigatori e niente, l'autista si è perso, quindi niente gita alle terme di Caracalla. No, ma te la voglio dire, non hanno girato i cartelli, sono fatti così, cioè non è, a Roma sono messi così. Sai arrivare solo all'auditorium, forse. Io in moto stavo seguendo il navigatore, dovevamo andare in un monte qua vicino che è il Monte Catria in provincia di Pesaro Urbino, e io ho seguito il navigatore, il cartello diceva a sinistra Monte Catria, ma io ho seguito il navigatore e a un certo punto dopo 2 chilometri mia moglie mi ha detto ma la strada è un monte, dovrebbe salire, e in effetti era sbagliato, scendeva. Vedi? E quindi era in Val. Val, bravo. Non era più un monte, stava vicino. E il navigatore non sempre dà delle indicazioni giuste, no? Ancora. Stavo a cercare una pizzeria, non c'era nessuna indicazione. Vedo che da una villa esce un uomo in vestaglia, buttato l'immondizia, vestaglia, ciabatte. Gli chiedo dove fosse la pizzeria. Mi risponde: non sono di queste parti. Come?
in Vestaglia. Vestaglia e Ciabatte. Io sono qui di passaggio. Io alloggio da queste parti da pochissimo. Da poco. Ancora, vai. Ciao Trio, io abito in un paesino di montagna e per scendere in valle ci sono diverse strade, tra cui una costruita durante la prima guerra mondiale, che è molto stretta. Ci sono una valanga di cartelle a indicarlo, ma tanti autisti guardano solo il navigatore e quindi finiscono puntualmente incastrati nelle gallerie. Un cartello da leggere è quello altezza o larghezza delle gallerie. Sì, non è una cosa sciocca se stai dentro un camion. E dovresti anche sapere l'altezza del tuo camion, perché a volte leggi pure il cartello ma ti ci infili. L'ultimo messaggio. Buongiorno Bio. Un po' di anni fa con mio marito in Inghilterra abbiamo girato mezza giornata alla ricerca di un posto che si chiamasse Perfect Village. Quando poi abbiamo scoperto, dopo tanto tempo e non avendolo trovato, che Perfect Village intendeva un paesino carino che bellino da vedere. Ciao Elena. Ciao. Quindi loro cercavano l'indicazione con scritto proprio Perfect Village, ma non esisteva un posto che si chiama letteralmente Perfect Village. Era un modo di definire un paesino che era il posto perfetto. Poi se stai in Inghilterra e continui a tenere la destra, sbagli. Quindi è inutile che tutta una serie di errori, vedi? Al contrario. Io adesso entro nella testa del povero tassista romano, capito? Quello che poverino si è perso e chiama Andrea e gli chiede aiuto. Serena Gomez. 825 qui in Chiamata Roma, 3131 con il Trio Medusa su Radio DJ, Selena Gomez, Love On e Come On, potremmo dire a tutti noi, perché stiamo andando avanti in questa storia legata ai cartelli stradali. Cercando una via. Non la troviamo. Abbiamo scoperto che ad Ostia li hanno messi proprio a Muzzo, forse apposta, per far perdere i turisti. Forse, visto che tutti i cartelli di Ostia portano dalla parte opposta a dove è la località, hanno semplicemente girato la mappa. Può essere. Giorgio, le indicazioni sulla mappa, l'hanno messo la mappa al contrario e quindi... le indicazioni sono al contrario. Potrebbe essere, ma sono arrivati tanti messaggi al 342 000 700. Ciao Trio. Io invece quando chiedo le indicazioni me le scordo, cioè riesco a memorizzare solo tutto dritto, poi alla prima a destra, dopodiché basta. Cancella tutto. Il mio cervello si dimentica cosa mi hanno detto poco fa. No. Ciao. Sono le prime due indicazioni. Prime sono due. Ti ricordi sempre. Sì, e quindi poi chiedi di nuovo e ce ne hai altre due. Cioè, forse conviene fare così, cioè chiedere per sempre. Mi dica solo le prime due indicazioni. Lo preannunci, no? È inutile, mi dica altro che tanto mi esce dalla testa. O ancora un altro, dai. Ciao Trio, io abito a Roma in via Valmontone e un giorno mi sono trovato una famiglia dentro una macchinetta tutta sgangherata. Buongiorno, stiamo cercando l'outlet. Premetto che via Valmontone è una stradina, una strada molto stretta senza marciapiedi e io lì per lì dico outlet, qua non c'è mai stato outlet. Dopo ci ho pensato, dovevano andare a circa 50 km di distanza dal Montone outlet, appunto. Ciao Daniele da Roma. Sì, questo è l'altro problema, no? Castel Romano, c'è via Castel Romano sicuramente. Lì non è che c'è l'outlet su via Castel Romano. Non è che si chiama così proprio perché quando tu lo inserisci nel navigatore, il navigatore ti dà delle opzioni e quindi devi stare attento che non ci siano le virgole, perché sennò vabbè, però per quelli distratti come noi clicchi alla prima e vai su. No, tanto hai tutta la giornata davanti. Previ. Allora, appena trasferiti a Treviso, mia moglie si muoveva solo con il navigatore, naturalmente. Un giorno per andare al lavoro ha fatto 3 km di ciclabile con la macchina. Si meravigliava che la salutasse, ma amore, non ti stanno stanno cercando di salvarsi la vita e ti stanno maledicendo. Sì, quando usano un dito singolo solitamente non è un saluto. Fu solo verso Grenoble che mio suocero di Alassio si accorse che Genève non era Genova. Questo capita a tantissimi. Quando eravamo ancora fidanzati, ho fatto fare a mio marito un centinaio di chilometri, non di autostrada, dalla parte opposta, perché tenevo la cartina al contrario. Ma vedi? Come i cartelli di Ostia. Può succedere. Sera, fuori da un locale, un tipo tira giù il finestrino e mi chiede: scusa ragazza, hai una cartina? No signore, non sono del posto, ma probabilmente se raggiunge il più vicino punto informativo. Ma vaffanculo. No, vedi? Allora, se sei scostumato, se dai la risposta breve, sei scostumato, se sei lungo, dai, non si sa come comportarsi. Dai, ma ora ci sono le cartine digitali. Mi sa che non era quella la cartina che voleva. No. Allora, piegatura. Piegatura. Attenzione. Io il navigatore. Trova percorso alternativo. Sono ritrovato in una piazza dove c'era un centro sociale.
Ho detto percorso alternativo, no stile di vita alternativo. Sei stato poco chiaro, sei stato poco chiaro. Fermi lì che torniamo con Frank Matano. Li ascolto oggi come sempre, per nulla cambierei. C'è il più vedusa, fate spazio, qui su Radio DJ. Le 838 qui su Radio DJ, chiamate Roma 3131 con il trio Medusa, Luna Piena e Negramaro. A proposito di numeri, Frank, buongiorno. Buongiorno, dici un numero? Dici... 14. 14, allora facciamo le cose fatte per bene, scusaci, vai. Esce con il numero 67 l'ormai decrepito Andrea Prevignano. Entra con il numero 14 Frank Matano. Bello. No, questi cazzi no, arriva l'ospite, almeno per l'ospite. È appena arrivato. Io pensavo che era solo celebrativo invece. È nuovo acquisto. E lo puoi accogliere così. Teniamocelo buono. Ma chi sono i coristi che hanno gridato questi cazzi nei micro? Andiamo a beccare uno a uno, come quelli che dicono antifascista a teatro. Frank, però noi leggiamo che stai per presentare un nuovo spettacolo Over Sympathy a Roma. Esatto. Il 6, 7, 8 maggio, preparati. A largo venue, esatto. A largo allora, ecco, allora, bravo, dillo bene, largo venue. Venue o venue? Venue, perché abbiamo parlato di strade fino adesso, quello è il classico locale, che quando sì. mi dicono vado a largo, e poi io dico sì, e poi si fermano, largo, poi se lo mangiano in bocca. Per largo venue, largo vin, largo venue. Dai, hai capito, no, a largo. Ma lei a largo. Largo venue. 6, 7 e sì, 8 maggio. Sì. Abbiamo detto, attenzione, questo è un nuovo format che ti sì. sei inventato. Sì, con la mia compagna l'abbiamo adattato, è un mix dei live podcast americani, è molto semplice. Ci si iscrive, allora ci si può, è una serata di open mic, che vuol dire che chiunque può iscriversi e fare 90 secondi di performance comica. Okay. Io all'inizio di ogni serata, fai conto la serata del 6, avrò una scatola con dentro tutti i bigliettini con sopra i nomi di tutti i candidati, e devo dire che sono, ne stiamo avendo tante di iscrizioni. Intanto, come si fa ad iscriversi? Ci si può iscrivere sul sito di oversympathy.com. Okay. Oppure tu vieni alla serata prima pure che lì. Inizia, ti dai segni il tuo nome, vai. E vieni e puoi salire. Okay. 90 secondi dopo i 90 secondi, a seconda di come sei certo. andato, c'è un'intervista che varia di durata a seconda di quanto sei interessante, certo. ovviamente. E poi c'è questo concetto di oversympathy, che uno, pure voi che fate sì, ridere sì, nella sì, vita, sì. avrete avuto familiari o amici che muoiono dalla voglia di farvi ridere e ottengono il risultato opposto, perché l'over sympathy è quando esageri sì. cercando c'è di l'asticella, far no? L'asticella che fastidioso. simpatico ora, però hai rotti coglioni. Bravo, esattamente. Anche basta, anche basta, anche perché il limite secondo me è proprio questo, cioè nel concept che ci è arrivato c'è scritto aperto per coloro che pensano bravo. Di essere divertenti. Beh, cioè non è detto. Beh, penso che ogni, pure chi fa il comico di professione, ogni dipende dalla giornata, a volte ti senti divertente, a volte non ti ci senti, però se c'è il contesto giusto, secondo me è più semplice. Motivo per cui abbiamo deciso di farlo solo in locali dove si esibiscono musicisti di solito, e andrà in esclusiva solo sul web. Oh. In questo modo, diciamo, sei protetto da algoritmi e la televisione vuole ovviamente investe tanto su comici che già hanno click sul web, no? Sì, invece questo è un posto dove chiunque può venire. Non hai bisogno del ritorno dal web, no? Per questa cosa qui, il tuo spettacolo è lì live per le persone che sono lì. Per le persone che sono lì, quindi sono anche protette da questo punto esatto. di vista. Se rischi che ci finisce l'amico che vanno a vedere la serata, dai, vai, te che fai, metto il tuo nome con la premessa occhio che questo è matto, perché sì, non ci sempre è matto, l'hai beccato subito. Occhio, questo è matto, fa tanto ridere. No, devo assolutamente vedermela, poi voglio vedere. Stavamo parlando poi a microfoni spenti, che è anche diciamo il nuovo trend della comunicazione, sì. dell'intrattenimento, ossia argomenti, temi lunghi, non allungati. Sì, non allora ristretti. No, sì, perché soprattutto negli Stati Uniti, da cui, essendoci più risorse e avendo una lingua esportabile, hanno investito più tempo in tutte certo. queste cose. Lì il lungo formato su YouTube soprattutto sta funzionando molto bene. Uno dice cosa intendi per lungo? Lungo per anche un'ora e mezza, due un'ora ore e mezza di video. Una puntata durerà un'ora e mezza, due ore, e ce ne saranno nove, quindi anche dare una serialità di formato lungo online sta pagando negli Stati Uniti. Uno lo dice rispetto a TikTok, che è una macchina sì. Esatto, ipnotica. Uno penserebbe esattamente al contrario. Però vedi, invece quando è come la moneta, cioè se c'è la testa c'è pure la croce, no? Nel senso che se vanno tantissimo questi filmatini ipnotici sì. con cui anche da comico competere
scarico i filmati di TikTok è difficilissimo, perché intanto producono qualsiasi idea già in un secondo e poi fanno ridere tantissimo, tanto vale allungare il brodo e vedere che succede se le persone stanno a guardare, no? Però è un po' come la freddura e la barzelletta del Cavaliere Nero. Cioè, bravo, la freddura è pam, botte, mentre quell'altra ha bisogno di tutto, esatto, il racconto, e quindi ti prende forse di più. Hai capito perfettamente. Perché poi abbiamo già esempi in Italia, ne parlavamo appunto prima, Tintoria, per dire, un podcast tenuto anche da amici, esatto, è quello, cioè, oggi sì, ti vuoi vedere per compagnia, ti fa molto più compagnia un formato lungo dove riesci a conoscere meglio le persone piuttosto che vedere una candid indiana su TikTok o un altro video di un americano. Vero. Ci proviamo, ovviamente, non è detto che funzioni. No, adesso una bella prova, stai all'inizio. Allora, a proposito di tempo, rischiamo di andare lungo. Mettiamo un disco Champol e torniamo con Frank Matano. Shake that thing, miss. Can I do yeah, Red Busy 846, chiamate Roma qui su Radio DJ. Guarda quante rime abbiamo di nuovo, Frank. Wow, on fire, on fire. Mi raccomando, Furio, quando vai over sympathy, scrivi il tuo nome. Il biglietto, chissà mai che venga. Ma io ci proverei. Allora, stiamo parlando di questo format che girerà l'Italia. Leggiamo Roma, appunto, 6, 7, 8 maggio. Poi 17, 19, 26 maggio a Milano. Esatto. E poi Torino, 28, 29, 30 maggio. Esatto, posso provare spiega un po' come funziona più nello specifico. Allora, intanto hai 90 secondi di performance e se ti iscrivi non hai la certezza di esibirti, perché se in una serata ce ne stanno una cinquantina, io estraggo e magari sono una decina, capito? No, allora però ti consiglio una cosa. Dimmi. Una camera che segue quelli che sai che sperano tutto il tempo di essere chiamati. Certo. Ce l'hai, sì. Ma, delusi. Stiamo in iPhone, degli iPhone nascosti. Sì, sì. Poi ci saranno degli ospiti insieme a me che guarderanno tutte queste performance e le commenteranno. Non hanno, non spendi i nomi degli ospiti perché vengono gratuitamente e mi sembra di fargli un dispetto, non saprei. Però sono comici a Roma molto... Tu hai detto Tintoria prima, per esempio. Uno di loro. Amici, sono amici. E quindi loro commenteranno, non hanno l'obbligo, magari l'anno prossimo se volete venire. Cioè, volentieri. Perché sono convinto che in realtà è una serata divertente a prescindere. Esatto. E poi ne viene fuori super Poi allora si alla fine della serata con il pubblico, perché il pubblico poi è il giudice vero democratico che se ride o non ride, lo senti, insieme al pubblico io deciderò chi ha vinto la serata. La serata, ok. Potrebbe non esserci un vincitore, metti che la serata fa male, fa che arriva tutta gente. Però il vincitore poi avrà la possibilità di esibirsi nella puntata seguente con altri 90 secondi di pezzo inedito e può difendere il titolo come l'uomo gatto a Sarabanda, capito? Bello. Cioè tu idealmente potresti restare per tutte le puntate se sei bravo. Però ogni volta con un pezzo nuovo. E tra l'altro anche se ti iscrivi, sali, puoi riscriverti dalla puntata seguente. È open. Aperto a tutti, noi non discriminiamo nessun tipo di comicità, tra l'altro. Però se porto mio figlio, che è molto simpatico, non può salire. Non si può esibire, però forse per questa prima fase, poi vediamo, poi vediamo poi di allargarci. Poi farai la versione junior. Sì, young, sì, con battute edulcorate, con i beep. Già 10 anni fanno battute, insomma, che noi ci sognavamo intorno ai 50. Starei tranquillo. Ci sorprende la scelta di Torino, nel senso che Milano, la scuola comica, Torino... Allora, Torino ha una scena molto forte di stand-up comedy, quindi attingere nelle città che già hanno questa subcultura che bolle sotto è interessante. Per esempio, abbiamo fatto l'altro giorno una prova a Milano e la varietà di comici che abbiamo avuto è stata stupenda. Cioè, abbiamo avuto un egiziano, una ragazza che viveva in Australia. A Milano poi ci stanno tutti. Questo format, secondo me, è bello vedere quante persone diverse sentono l'esigenza di far ridere le persone. E allora mi viene subito la domanda: perché non c'è Napoli? E Napoli è prima far crescere il format e poi andare nei posti proprio per fare la Champions League. Ma non vediamo l'ora, pure Palermo è una città che sulla stand up è fortissima, anche Napoli sta crescendo, quindi non vediamo l'ora di andare di girare tutta Italia. Si vede che LOL ti è proprio entrato nelle vene, perché quell'esperienza
cosa a proposito di LOL, ma non vi è mai venuta, e secondo voi l'avete fatto, la voglia di rubare un pezzo di scenografia? Che ora io ha rubato un pezzo di scenografia. Che hai rubato? Che ho rubato una luce, un neon con scritto AAAAAAA di Elio e ce l'ho a casa, è molto molto bello. Sì, perché a prescindere proprio dalle battute, tutto è la scenografia. Tra l'altro ho proposto a quelli di Prime una variante di LOL che mi hanno rifiutato, che è LOL Veneto, chi bestemmia è fuori. È una stanza buia con telecamere infrarossi, cioè, oggetti spigolosi e 10 veneti scalzi. Era una bella idea. La bella forma dura pochissimo, purtroppo. Dura, infatti, TikTok. Bravo, fallo su TikTok. Controtendenza, controtendenza. Una dietro l'altra. Dai, ultimo pezzo e poi ci salutiamo. Lenny Kravitz, ultimo disco di Chiamate Roma 3131 di oggi, caro Frank. Allora, aspetta che abbiamo toccato un tasto sbagliato. Come LOL che tocchi, sì, capito? Sì, dovrei iniziare a non fargli toccare cose che hanno luci. Il rapporto con la tecnologia, come vedi una lucetta, vai. Io sarei straordinario come involontario per il tuo format. Metti là, mettigli un mixer davanti. Guarda cosa può accadere. Infatti, una domanda veloce. C'è spazio anche per i goffi o soltanto comici di parola? Chiunque di comicità fisica, basta che sono 90, l'obiettivo è far ridere. Quindi sai che sarebbe geniale un comico che non parla, cioè 90 magari, secondi di numero magari, solo anche perché no, ci stanno i comici quando sono in ansia diventano iperverbosi, guarda me adesso per esempio. Over simpati. Allora ricordiamo l'appuntamento a Roma 6-7-8 maggio. Sull'indirizzo è arrivato un messaggio, giusto? Sentiamo. Buongiorno ragazzi, allora siccome faccio la tassista a Roma, ho subito guardato questo largo venue che non si sa mai mentre sentito guidavo. E comunque sta sulla Prenestina, una traversa. Vedi, che bello della che Prenestina, gli ascoltatori molto vicino al largo Prenestina. Largo Prenestina. Bello che vi danno, voi chiamate gli spettatori così vi danno l'indicazione. Però vedi, brava, lei si sta già preparando perché lunedì, martedì e mercoledì ci avrà traffico per portare. Ah, per certo. Vedrai che avrai il pienone. Speriamo bene. Ricordiamo Over Sympathy, che è questo format che genererà l'Italia, che presto vedremo sui tuoi esattamente canali, sul tuo canale YouTube. Esattamente. Noi vi salutiamo rapidamente, diamo la linea a Milano. Grazie Patrizio, grazie Veronica, grazie Stella, grazie Frank. Grazie, torna voi, grazie, come al solito mi sento a casa. Tanta popò. È un buon venerdì da parte di Giorgio e Furio. Noi torniamo domani a 1315 e poi lunedì. Ciao, ciao, ciao a tutti. Chiamate Roma 3131 su Radio DJ. I programmi di Radio DJ sono anche in podcast, on demand, dove vuoi, quando vuoi.